Buonasera a tutti, i telespettatori, ben collegati col Palapoli di Molfetta per la sfida odierna tra la Dai Optical Virtus Basket Molfetta e la New Virtus Mesagne. Esordio casalingo nella nostra Virtus Basket nella seconda di campionato dopo la scottante sconfitta di misura a Castellaneta. C'è tanta, tanta voglia di riscatto. Da parte dei nostri beniamini molfettesi, adesso andiamo a guardare i roster che si affrontano partendo ovviamente dagli ospiti, Gualano col numero 2, col numero 7 Pellecchia, con l'8 Ranitovic, col 9, Capitan Risolo 10, Renna, Angelini col 16, Crovace numero 17, Pennetta col 20 Gallo numero 23. E Zullo numero 30. Formazione ospite che affronterà oggi la Virtus Molfetta composta da Lucas Kazlauskas, Kilian O'Connell, Gabriele Buccini Annese Minervini, Gambarota Chiriatti, Paganucci, Milos Vujanazza Zedemin Mavric. Questa è la squadra agli ordini di coach Gallo e dell'assistente allenatore coach Guido Vittorio. Mancano otto minuti esatti alla Palla 2. Quest'oggi presso il Pallapoli sono disponibili su tutti i seggiolini degli spettatori, i giornalini settimanali della Virtus un'iniziativa della società per tenere sempre aggiornato il pubblico molfettese sulle attività della Cigold, dell'Academy, del campionato di promozione Invicta e di tutte le attività societarie e del club. Oggi assenti, come per Virtus Messagne non vedo Budris, il forte straniero, per la Virtus sono assenti entrambi per problemini fisici. Il nostro americano con passaporto italiano, Marcus Brown, e il nuovo arrivato, Filippo Marcone, classe 2000. Play guardia veramente di ottime prospettive e ha dato anche ottime impressioni. Nell'unico allenamento svolto fino a una leggera distorsione che lo terrà fuori solo per oggi per fortuna mentre per marcus brown trattasi di problemino muscolare dovrebbe tornare a fare differenziato questa settimana alla vigilia della prossima gara ricordiamo sabato prossimo faremo visita a brindisi in una delicata trasferta speriamo di recuperare almeno uno dei due ragazzi indisponibili oggi ma non corriamo troppo e pensiamo alla partita che inizierà fra sei minuti. Vi lasciamo un attimo con le immagini del riscaldamento, a fra pochissimo per la cronaca diretta. Ed ecco adesso lo speaker che annuncia i roster che vi ho preannunciato. C'è stato un refuso da parte mia, un lapsus nel voler dare la notizia dei coach. Eh, coach caro Lillo, Sergio, nuovo coach, della, nuovo coach per questa stagione della Virtus Molfetta. È un gradito ritorno dopo tanti anni qui a Molfetta, dopo tante vittorie. Dopo tanti campionati vinti, dopo aver portato la Virtus nella storica Adilettanti di 13-14 anni fa, l'assistente si sì, è sempre il grande coach Guido Vittorio, ma alla guida tecnica ritroviamo Sergio Carolillo. Ed ecco la presentazione della Virtus di Optica. E allora, stiamo per iniziare, 30 secondi, palla 2, Quintetti in campo, col numero 13 per la Dai Dioptical Basket Virtus Molfetta c'è Lucas Kazlauskas, accanto a lui con lo 0, O'Connell, col 5, Gambarota, col numero 6, Capitan Chiriatti, 12, Emin, Mavric, risponde Messagne. Angelini, Gallo, vediamo i numeri Angelini, Gallo, Pellecchia, c'è anche Ranitovic. non distinguiamo ancora l'altro numero, intanto vediamo il primo attacco, Kazowska su so O'Connell, gomito per Gambarotta, penetra e scarica in angolo, Chiriatti, di nuovo in punta per O'Connell, pick and roll di Mavric. Kazowska penetra a fondo, cerca lo scarico, sulla lunetta per Chiriatti, subisce Fallo, sull'arresto di Potenza, rimessa a fondo, Gambarotta su per Chiriatti, Mavric, in angolo per Gambarotta che penetra a fondo, scarico facile per il rimorchio di Kaczlauska, due punti al vetro. Pellecchia, Angelini, O'Connell su di lui, ancora Pellecchia, chiama il blocco di Ranitovic, Picken Pop, adesso va dentro Ranitovic. Angelini fuori, cerca la penetrazione, tiene bene Chiriatti. Il mismatch lo tiene molto bene. Arresto sbagliato di Angelini. Grandissima difesa di Andrea che chiude l'avversario Federico Angelini. Palla persa, 24 secondi che scadono. Kaslavskas o Connol, ancora Lucas supera metà campo. Ancora per Gambarota, su di nuovo per Kazlauskas, ribaltamento, Connor, palla in angolo per Gambarota, penetra e scarica, ancora per Chiriatti, Kazlauskas, pick and roll con Chiriatti, palleggio, arresto, tiro, altri due di Lucas, ben fatto. Bellecchia per Gallo. Papalore per Angelini, gioca sotto in post basso per Ranitovic, ma è lontano da Canesto, finta penetrazione, supera Mavric, aiuto di Gambarota, agilizio dell'arbitro Procacci, fa l'osso giustamente, Ranitovic ha messo i due punti, adesso ci sarà il libero supplementare. Dalla lunetta Ranitovic. Da doppio blocco alto fra i lunghi da Zlowska. Penetra, scarica in punto per Mavric, ribalta per Chiriati in angolo. Connol, penetra centro, scarica dalla parte opposta per la tripla di Mavric da tre, ben costruita. Pulito il tiro di Emin a segno 7-3. Cerca l'anticipo Chiriatti, ritarda l'azione, ottima difesa ancora del capitano. C'era Nitovici in punta. Emin su di lui. Chiude la penetrazione, lo costringe a indietreggiare, poi a scaricare. Pellecchia. Il ribaltamento per i passi. Palla persa. Messagna ancora una volta. Buon inizio, quantomeno difensivo e perché no anche offensivo da parte dei nostri ragazzi che sembrano molto concentrati. Kazlauskas dal gomito sinistro, esce Gambarota in angolo, penetra centro, ribalta per O'Connell, penetra fondo, Chiriatti si apre, O'Connell finisce sulla linea, chiuso da Pellecchi, stavolta la palla persa è per la Dai Optica. Attacco messagne. Angelini in punta, blocco il suo corno prende lo spazio per la tripla Federico Angelini, la sbaglia non di poco. Kazlauskas dopo il rimbalzo di Mavric Fallo ingenuo di Pellecchia, ringrazia Kazlauskas. E siamo al secondo di squadra per Messagna Iriatti Kazlauskas. Ancora Kazlauskas dal gomito, torna in punta, Ceo con dentro nel pitturato per Chiriati che scarica in gomito per Gambarota, sotto per Mavrici, ribalta in gomito per O'Connell, extra pest, tripla di Kazlauskas, primo ferro, è ancora primo ferro, peccato, Rimbalzo e contropiede Messagne, va a concludere Gallo, dopo il disperato tentativo di Mavric. Kazlauska in punto. Ancora O'Connell, ancora per Gambarotta. No, stavolta si va dritti dentro per Mavris che sbaglia, prende l'invalso, cerca di riuscire per Gambarotta, ce la fa, taglio di O'Connell. Fischiati passi a Gambarotta in penetrazione. Altra palla persa Virtus. Pellecchia. Ancora Pellecchia, Piccher, doppio blocco di Ranitovic che libera Angelini, ribalta la ruba, no, la sporca Kazlavskas e lascia, lascia 10 secondi sul cronometro l'attacco di Messagne. Iranitovic perde palla sull'aiuto di Mavris, guida il 3 contro 2 Gambarota Kazlauskas alla tabella, altri due in contropiede. Ottimo, ottimo inizio del nostro play Lucas Kazlauskas, su tutte e due le metà campo. Intanto il palleggio, l'arresto il tiro, pulitissimo di Pellecchia, risponde per le rime. Ottimo canestro. Kazlauskas ancora per il possesso Molfetta. Cerca la penetrazione centrale, c'è ce lo scarico per il layup di Mavris per l'Allleyup. Scusate Di Mavris, sbagliato purtroppo. Mentre qui Pellecchi attenta un turno su Gombarotta senza successo. Rimessa Mesagne. Ottime spaziature e movimenti in attacco per percato per quest'ultimo errore, ma siamo solo all'inizio. Possesso Mesagne, Pellecchi, attacco centrale. Angelini si sposta. Ranitovic esce in punta. C'è Gallo che finta il tiro, penetra e c'è il fallo netto di Amy Mavric che eh, non ha sfruttato al meglio i suoi centimetri e, e con le braccia alte aveva chiuso, ma si sa, ti fai prendere un attimo dalla, dalla voglia di difendere un attimino più forte. Qui ha abbassato le braccia il nostro centro, la nostra ala forte e ha commesso un fallo inopinabile. Gallo mette il primo del 9 a 8. Vediamo se Gallo impatta dalla lunetta. Sì. Possesso ancora Molfetta. Lucas Kazlauskas. Ancora il taglio di Gambarotta per uscire sull'angolo opposto. Prova la tripla dall'uscita. Niente da fare. Rimbalzo Mavric. Rimbalzone. O'Connell. Kazlauskas chiama il blocco di Emi Mavric. Finta la invece in gomito. Finta di passaggio di O'Connell che poi. Manda fuori i giri l'avversario e mette una tripla apparentemente comoda. Grande Kilian. Tenta la rubata Lucas, ma lo supera Pellecchia che scarica in angolo per Angelini. Post basso per Gallo. Stavolta verticale Chiriatti, non commette fallo 2 contro due. Aperto Gambarota rifiuta la tripla Chiriatti. Penetrazione di potenza. Subisce un paio di falli nel traffico. Altra rimessa e terzo di squadra per Messagna. Rime salato dai Optical. Si allarga Kazlauska, si avvicina per ricevere. Blocco alto di, Ma di Mavridge per liberare lo scarico di Kazlauska su Gambarota. Sbaglia la tripla, c'era rimbalzo da Nitovic. Uh, Kylian, uh, Kylian O'Connell ci mette una mano per tentare di rubare il rimbalzo, spendendo un fallo forse evitabile. Terzo di squadra anche per la DAI tre falli pari per quanto riguarda i falli di squadra, nessuno ancora in malus, Pellecchia, Ranitovic, Mavri su di lui, Chiriatti a tenere Gallo dentro, palla su per Angelini, ancora Pellecchia, Gallo cerca il post basso, ma c'è sempre il capitano su di lui, e gli offre solo petto, poi si fa, si fa un attimino spingere in maniera legale, buon canestro di Gallo, mentre entra Gambarota e non viene trattato con, la, con lo stesso metro, con la stessa misura, eh, errore, palla persa per quanto riguarda gli arbitri, che poi eh, fermano il gioco perché eh, nella contesa della palla in quella penetrazione Gallo ha preso un colpo allo stomaco e, e, e gli arbitri si sono preoccupati. Di rialza Gallo, la palla ovviamente Virtus, Virtus Mesagne, scusate, eh? parliamo della New Virtus Mesagne. Pellecchia, sempre Luca su di lui, supera metà campo in questo momento, chiama fuori Gallo, riceve dentro il taglio di Ranitovic, lo accompagna lontano Emil, bravo, costretto al tiro dalla lunghissima Ranitovic, la palla è fuori, dopo il ferro finisce dietro la tabella. Anche Emin Mavric, ottimo apporto difensivo, ma devo dire tutta la squadra in difesa sta lavorando abbastanza bene. Kiriaati aiuta Lucas a superare la metà campo. Connol, ancora Kazlauskas, taglio di O'Connol, finta ed esce in angolo. La palla per Gambarotta, si torna da Kazlauskas che è libero, apertissimo. Sbaglia una tripla per un non nulla. Doppio ferro e palla fuori. Rimbalzo Messagna. Kazlauskas dopo una tripla sbagliata recupera il Rimbalzo. apre per Kiriaati che supera la metà campo a Grandi Falcate, si ferma sull'arco. Cede a Kazlauskas, pick and roll, anzi, pick and roll e un con lo stesso. Finta il tiro e penetra Chiriatti, scarico comodo sotto canestro per Kiliano con altri due per l'irlandese provenienza Virtus Academy, buon prospetto, davvero gran bel play e, eh, grandissimo assist di Chiriatti sotto canestro. Altro altra tripla sbagliata da Pellecchia, rimbalzone Ranitovic. Stavolta Chiriatti professa la sua verticalità come prima, più di prima, ma stavolta l'arbitro gli fisca il fallo. Ranitovis due liberi. E da questo momento in poi abbiamo la Virtus Dioptical, Optical. Basketball fetta in malus. E il quarto fallo di squadra. Avvicendamento a tre minuti dal termine. Del primo quarto. Fuori il buon Emil Mavric. Dentro Milos Pujinat. anche lui un, un under molto interessante dal dal sicuro avvenire e dal e dal e dal certo passato per quanto riguarda le stagioni già giocate intanto Ranitovic fa uno su due Chiriatti ruba il rimbalzo col taglia fuori ocon supera chiriatti apre per Kazlauska, solissimo C'è stato un ballo sulla linea di fondo da parte di Lucas che ha scaricato, l'ha toccata la difesa, Lucas era finito fuori e l'ha toccata mentre rientrava e quindi non c'è possibilità di giocare la palla. Giusta rimessa a fondo Messagne. Ranitovic brucia Milos sul primo passo a sinistra, Gujanat spende un fallo dopo la difesa non attenta, direi buono il fallo. E... Si è fatto sorprendere a sinistra, non c'è stato l'aiuto e quindi Ranitovic andava a depositare i due punti più facili per definizione. Ancora in lunetta, proviene dall'1 su 2 di poco fa, Ranitovic mette il primo. E stavolta mette anche il secondo. Vujanaz a Connor, Connor porta avanti la palla con l'aiuto di Milo su per la palla per Gambarota e ancora per Oconnor, di nuovo Gambarota, non si muove dentro, Milo ora chiama un post basso, non c'è, ma c'è la palla dentro, in lunetta per Chiriati che non riceve, sporca la difesa contro Piede Messagna. tripla in transizione di Angelini, sbagliata, rimbalzone Vujanaz, Kazlauska, Cossò, so Connor, in angolo Chiriati riceve, fondo, attacco. Scarico centroarea per Milos Wujanat, palleggio sul posto, scarico per Kazlauska, Spinta la penetrazione, ancora in angolo per Kiriati, bomba del capitano, due minuti da giocare, più tre. Pelechia Ranitovic cerca di rispondere, tripla sbagliata, la schiaffeggia Kazlauska in rimbalzo, però Angelini in penetrazione, facile, troppo facile. È troppo facile con fallo ingenuo di Lucas che eh, schiaffeggia palla e braccio in penetrazione a distanza, già battuto, un aiuto che non poteva mai arrivare, un fallo in regalo. Stavolta chiama time out Carolillo per la Virtus. Ecco il libero supplementare di Angelini. C'è il rimbalzo. Sbaglia Federico Angelini. Rimbalzo Lucas Kazlauskas. 1,40 ultimo del primo quarto. Gambarota, pick and roll con Kiriatti. Chiama il post basso. Non c'è. Allora Kazlauskas dalla punta. Pick and roll con Milos, Vujanaz, errore. Ma poi Milos, Rapina e sbaglia! Rapina il rimbalzo di Vujanaz che mangia due punti, peccato! Peccato, intanto Pellecchia, finta il passaggio, un'altra tripla sbagliata stavolta di Messagna da Pellecchia. O'Connor guida la transizione centrale, si arresta, apre su Gambarota, gomito sinistro, post basso di Vujanaz mis riceve, apre in angolo posto per Chiriatti, in punta, extrapesti O'Connor per Gambarota! Tripla, peccato, non entra, ma c'è intanto il fallo di Ranitovic che rischia con la protesta, ma eh, tant'è, tre liberi per Giovanni. Altro cambio, Virtus, ottimo Connol, fuori dopo buoni nove minuti, dentro l'altro Under, Gabri Buccini, sempre, sempre dalla Virtus Academy, altro prospetto veramente, veramente interessante, fisico, arcigno, buon tiratore, Gabriele. E, mentre Gambarotta sbaglia un libero, molto corto, molto corto. Vediamo gli altri due, sono son, son sicuro che li segnerà gli altri due. Eh? infatti per fortuna entra entra il secondo terzo libero a rimbalzo il Milo svujanac difesa già schierata sbaglia il terzo gamba 1 su 3 pellecchia pellecchia supera metà campo la palla viene ridata pellecchia in angolo in gomito Pick. Nitovic che poi chiama Angelini e fa pick and roll con lui. Angelini Pellecchia triangolo offensivo rifiutato da Pellecchia che non serve a Nitovic, ma penetra centro commette infrazione di passi. Per fortuna arriva un'altra persa in Messagne 45 secondi. Cazzo Auschi. 8 per Chiriatti, Buccini piedi per terra, primo ferro tripla sbagliata, ottima tripla presa ottima tripla costruita per Gabri tanto Angelini riceve per fortuna di Messagni un passaggio diretto fuori, altra tripla sbagliata Kazauskas, rimbalzo Milos, Fujanos, Palleggio ribaltamento, Buccini extra Riatti, tripla sbagliata rimbalzo Ranitovic, Angelini di giustezza se la porta avanti serve facilmente un compagno sotto canestro Transizione difensiva molto lenta della Virtus, ora ultimo tiro del quarto affidato a Gambarotta, non entra la tripla, incalando, incalando gli ultimi minuti di questo primo quarto, siamo sotto di 1, 17 a 18 per Messagne. si torna in campo per il secondo quarto 17 Dai Optical 18 Mesagne si rientra almeno per quanto ci riguarda così come eravamo con Buccini, Vujanaz c'è Lucas, Iriatti Chiriatti e Gambarota anche Mesagne, vedo Angelini vedo Ranitovic vedo Gallo, vedo Pellecchia ah, Capitan Risolo Entra in campo, 45 anni per lui. Pezzo di storia del basket, di Messagna e non solo. Pelecchia, Angelini, negata la ricezione, sia lui sia Ranito. Si va sotto per Gallo che va a spingere Gambarota. Si appoggia bene, ottima difesa di Giovanni. Niente da fare sul, sul rimbalzo. Dopo l'ottima difesa di Giovanni, Messagna conquista il rimbalzo e mette due punti di rapina nel traffico Buccini aperto, rifiuta il tiro, gioca a post basso con Milos penetra, scarica su Gambarotta palleggio, arresto, fuori per Chiriatti angolo per Buccini, piedi per terra, finta la tripla e nella penetrazione non conclude, scarica un passaggio schiacciato per Milos l'arbitro non ha visto una direzione di piede che probabilmente c'è stata, perché il rivolto è stato ampiamente irregolare, ha segnato la rimessa Messagne un po' troppo articolata la, la, la manovra offensiva della Virtus, adesso avanza ancora Pellecchia, risolo, cerca un movimento dentro che non c'è, viene fuori su Angelini, Pellecchia, Kazlauska su di lui, Pellecchia chiude il palleggio, Servito Ranitovic dentro contro Chiriatti, difesa scolastica di Chiriatti. Eh, non spende assolutamente fallo, ma eh, Ranitovic col suo peso è riuscito bene ad andare dentro e a spingere. Due punti ancora per, per Messagne. Chiriatti, Gambarota dal gomito, penetrazione fondo di Gambarota, schiacciato e eh, sfortunato. Passaggio schiacciato, Gambarota si sta lamentando perché sul passaggio schiacciato si aspettava prima un fischio di piede piuttosto che la rimessa, perché poi dopo, dopo il piede la palla gli è ritornata addosso mentre lui era fuori, quindi la rimessa è messagna, ma lui si lamentava per un fischio di piede, non avvenuto. Intanto ancora Risolo, buio a di lui, palla per Angelini che esce allargo col pick and roll di Risolo laterale. Ingenuo pallo di Capitan Risolo. Dopo la prestazione di Angelini c'è stato il rimbalzo, abbraccia la palla, Buccini e, e riso nespiegabilmente. Abbraccia Buccini da dietro, fallo tutta la vita sin dal mini basket. Ottimo Gabri, ottimo Gabri. Cazzo la superare la metà campo. Ancora per Buccini. Gambarotta in angolo, prova la tripla. Si scalda Giovanni, niente ancora un errore. Ma vola il rimbalzo Chiriatti, che conquista la palla. Pronto per mettere due punti, ma riceve una spinta, rovina a terra, guadagna fallo, rimessa a fondo. Torna in campo O'Connell, riposo per Giovanni Gambarotta dopo 12 minuti. Buona la sua prova, non al tiro fino ad ora, ma in difesa, nelle penetrazioni, nei movimenti, nei ribaltamenti. Giovanni è ben presente. Appena tornerà in campo, siamo sicuri tornerà a fare anche canestro. O'Connell, vuoi una? O'Connell in posto basso, ribaltamento per Buccini, frontale, palleggio, arresto, scarico, non pulitissimo per Kazlauskas, sbaglia rimbalzone di Bujanaz. a raccogliere l'errore di Kazlauskas e subisce anche fallo, libero supplementare per Milos. Altro cambio per la Dai Optical è pronto a entrare Emi Mavric per Andrea Chiriatti, anche lui a riposare, ottimo, ottimo capitano fino a questo momento. E subito Coach Carolino a provare Mavric e eh, Vujanat subito insieme. Aumentano i centimetri sotto le planche, aumenta il peso. Intanto, Milo smette lì quello supplementare. Pellecchia chiama il gioco blocco doppio blocco sotto canestro per l'uscita di Angelini, taglia bene i blocchi Gabri che resta su Angelini anche dopo il, il, il blocco di Gallo, il ripick di Gallo, palla fuori di Angelini quindi per Pellecchia che deve forzare la tripla, scadono i 24. fondo, Palla recuperata ancora una volta dalla difesa molfettese. Buccini, Kazlauskas. Ancora Lucas dal gomito destro. Taglio angolo di Kilean. Connol. Ancora per Kazlauska. Ribalta per Buccini. Non esce Kilean dall'altro angolo ma riceve nel pitturato Vujanatz che non trova l'uno contro uno. Scarica per Kazlauska. Spiccarola. Ah, Lucas non gioca il piccarola ma tira la palla fuori per Mavris. Bomba centrale leggermente corta. L'imbalzo pellecchia, apre per Angelini, scivola via la palla dalle mani di Federico Angelini, rimessa, Virtus ancora una palla recuperata. Buccini per Lucas, Lucas chiama su Emil Mavric, blocco di Mavric, lascia libero 100 per Lucas, che l'altra la tabella per Milos, che lo capisce con un attimo di ritardo. Ma c'è un'altra persa di Mesagne che Molfetta non riesce a recuperare. Traffico ed errori nella gestione dei, dei ribalzi, stiamo vedendo. Gallo chiama il post basso contro Buccini, lo vuole giocare il mismatch, lo vuole giocare Gallo. Buccini picchia duro, lo tiene lontano da Canestro. Spende un buon fallo. Opinabile, ma primo di squadra, va bene così. La dai ancora sotto di due qui al Palapoli, palla in mano Messagna, rimessa a fondo, Pellecchia, esce Angelini, palleggio, penetrazione, quasi doppia, ma recupero di Bujanaz che vuole superare la metà campo. Lo fa agevolmente, cede però a Connor, finta la tripla, palleggio, passi. L'arbitro spiega a Kilian dove ha commesso passi, ma ha pienamente ragione. Ha mosso entrambi i piedi prima del... che la palla toccasse terra. Intanto Angelini, gomito destro, Uccini, arcigno su di lui, roll con Risolo, non riceve, ma riceve Gallo in punta, palleggio arresto, scarico fuori per Pellecchia, schiacciato in angolo opposto. C'è la penetrazione, il grave, grave errore. Non trova che la tabella, il giocatore di Messagna, intanto Mavric, Buccini, in punta per Kazlovskas, dentro per Milos che non mette palla terra ma cede per O'Connell in angolo, ancora Milos che consegna quasi a Kazlovskas. serve, ah, serve sul fondo Mavric che stava quasi per ritrovarsi dietro la tabella ma con un perno di prestigio riesce ad appoggiare due punti in fondo alla retina. Piccolo di Gallo con Pellecchia su Kazlauska, recupera anche Mavric su Gallo. Kazlauska sta ancora su Pellecchia. Post basso di Gallo. Stavolta c'è Mavric su di lui. Aiuto di Milos. E Gallo. Tira fuori dal cilindro. Un ottimo perno. Fondo e rovesciata alla tabella. Due punti pregevoli per il ragazzo di Messagni. Gallo. Kazlauska sul gomito sinistro, palla fuori in angolo da 3 per Connol, palleggio al resto scarico, non si fida. Allora stessa cosa per Buccini che scarica su Connol, secondo ferro. Buccini non ruba, gallo guida il 2 contro 2. Kazlauska sferma a non commettere un ingenuo fallo, bravo Lucas. Ma Messagne vola più 4. Eh. Attacco: Virtus. Lucas per Gabriele Buccini da 3. Air ball. Angelini supera Metacamp supera Con sfida Vujanac difesa Arcigna di Vujanac che manda a vuoto eh. Eh. questo io, io lo dico ragazzi perché questi sono i falli antisportivi che vediamo fischiare ogni domenica ai nostri giocatori ora non c'è punta polemica non ce n'è motivo a inizio stagione in questa partita ma Kazlowska aveva nettamente superato l'avversario che lo cinge da dietro. Sono, sono letture veramente indecifrabili da parte degli arbitri per quello che è il regolamento. Qui la colpa non è degli arbitri, qui la colpa è del regolamento. E chi ha seguito gli europei di basket quest'estate lo ha apprezzato. Vabbè, Chirano con... Esce ancora Gabri in punta, quindi non riceve ma neanche Milos dentro. Palla in posto, opposto per Emil Mavric. Ancora Kazlauskas, ancora Mavric consegnato. Pick and roll. Niente, scarica ancora in punta per Gabri. Ultimi 8 secondi. Kazlauskas forza E mette, piede sulla linea. Quindi solo due, solo tra virgolette, ma ci toglie le castagne da fuoco. Ancora una volta, Lucas. Pellecchia. Risolo. Blocco cieco di Gallo che libera i due punti di Ranitovic, ma quel blocco cieco è nettamente falloso, in movimento. Ottimo schema di Gallo, abbiamo tante volte visto questo schema nella, nelle vecchie Virtus di Luca De Bellis. Eh, però se quel blocco lo fa in movimento, vanifichi tutto. Eh, palo in attacco, palla persa. La Virtus ha la palla del pareggio del sorbasso. Ci sta seguendo da casa il nostro storico vice capitano Svalda Smacerni, ai quali vanno i nostri saluti. Ciao Osvaldo. Intanto Milos sbaglia da due, da sotto, ma contribuisce con Kilian e Lucas a una gran difesa. Recupero palla e contropiede O'Connell. Schiaccia due mani Kilian. Pareggio. Suona la sveglia e chissà anche la carica. Ranitovic, consegna per Angelini, blocco dove passa bene Buccini, da fuori, solissimo Zullo, sbaglia, Catalanas scassa si ribalta, contropiede, siamo 4 contro 3, Buccini dall'arco, rifiuta la tripla, O'Connell ancora Buccini, rifiuta ancora la tripla, ancora O'Connell, si ribalta allora per Bujanaz. schiava palla dentro. Chiama palla dentro Emil Mavric, non si accontenta del mismatch. Deve sbracciare per l'ottima posizione dell'arcigno Zullo che guadagna fallo in attacco da parte di Emil Mavric. Giusto, time out. si torna in campo dopo il time out per questi tre e mezzo scarsi 3.26 da giocare come potete vedere siamo pari a quota 26 Pellecchia Oconos su di lui viene fuori Zullo, gliela riconsegna sfrutta il blocco di Risolo per andare dentro riblocca Risolo per Angelini, doppio blocco con Anitovic, riceve e la scarica su Ranitovic ancora in punta, rimane lì Messagne abbastanza ferma con una buona prima linea di Molfetta ora bucata Errore, errore, palla fuori. Appena è stata bucata la prima linea c'è stato l'ottimo aiuto di Mavic che ha costretto all'errore Ranitovic, il rimbalzo combattuto fra Riso e Le Lebuia, ha visto l'ultimo tocco di, del capitano di Messagna, rimesso a fondo. rimessa a fondo Virtus. Adesso Sergio Caroli lo chiama il buon Gabriele Buccini e torna in campo Giovanni Gambarotti, vice capitano. Chiriatti in punta riceve dopo il blocco Kazlauskas. Gambarota in gomito, ritorno in punta da Kazlauskas, nel pitturato per Chiriatti che apre in angolo opposto per O'Connell, mezzo fondo per Mavris che sbaglia il middle shot, rimbalzo Chiriatti, O'Connell, Gambarota, libero in angolo Kazlauskas. Da due e sbaglia Rimbalzone ancora di Chiriati. O'Connor Gambarotta prova la penetrazione, subisce un palo non ravvisato. Tripla di Chiriati, secondo ferro, tocco di Katzlaus sa a rimbalzo. La palla ai Messagne, giusto così. Su quel primo passo. E ultimo palleggio di raccolta, Chiriazzi subisce un contatto non ravvisato dall'arbitro, sarebbero stati due liberi, Mesagne in malus. Pellecchia, sfrutta Risolo e va sul fondo, arresto, tiro, ottimo, ottimo. Killian O'Connell in difesa e Kazlauskas con Gambarota recuperano il possesso e siamo al gomito destro. Ancora Giovanni Gambarota, prende centro Giovanni, subisce fallo, peccato, non trova il canestro. Due liberi, ottima iniziativa di Giovanni Gambarota. Ancora corto il suo primo libero. E fuori anche il secondo. Ora non sto tenendo il conto, ma negli ultimi viaggi in lunetta siamo credo a uno su cinque. Angelini in punta. Cerca dentro, chiama Ranitovic e riceve fuori per fortuna dei suoi tre secondi. Finta la tripla. Riapre per Pellecchia, Libero in angolo Risolo, tripla secondo ferro. Rimbalzo Gambarota. Centrale alla transizione di Katzca. Sarresto. Rimorchio di Amin Mavric. Palleggio terzo tempo. Fallo di Capitan Rissolo. Due liberi per Emin. Carolillo qualche indicazione volante a Capitan Chiriatti. Amy Mavris pronto ai liberi. 1.37 da giocare. Chiediamo scusa ai telespettatori per, il legger... per la leggera discrepanza che talvolta si crea nel cronometro che avete voi sottocchio. 1.37 da giocare, dicevamo, e uh, Amy Mavris si unisce. Alla combriccola dei liberi sbagliando il primo, eh? vediamo il secondo, dentro anche questo con l'aiuto dei ferri. Mentre torna in campo Gallo per Capitan Risolo, pochi liberi dentro e, e con l'aiuto del ferro anche. Ci manca qualche punto, diciamo per colpa nostra, mentre Pellecchia chiama fuori Zullo. Angelini esce in gomito, serve in post basso Gallo che vuole sfidare Emi Mavric con la specialità di casa. Il post basso chiude il palleggio e la mette fuori per Angelini dalla sua distanza, quella siderale. Sbaglia stavolta Federico Angelini, rimbalzo Kiryati, transizione Katslauskas. Oh Conno! Sempre pronto e puntuale il nostro irlandese volante! Mentre Angelini ha accusato un colpo mh, mi è sfuggito. Vedo Giovanni vicino a lui che gli dà il 5. Forse c'è stata una collisione fortuita. Posso solo interpretare? Tutto bene tutto bene 1-05, come vedete più 3 pellecchia per l'attacco Mesagnino, Angelini. E eh, con lo dimentica, oddio, certo che quando poi se ne ricorda gli va semplicemente a scippare la palla da sotto il braccio. L'arbitro, ingannato forse dal, dal fugace recupero del nostro irlandese, ha interpretato un'azione di fallo che più di uno in campo non ha ravvisato, cambio sordisce in campo Andrea Paganucci al posto di Emi Mavric per questi ultimi 52 secondi e poi vedremo forza Andrea Ranitovic penetra a fondo Chiriatti lo accompagna Ranitovic perde la maniglia serve zullo ribaltamento per Angelini dal gomito, gambarota lo tiene molto bene. Aiuta Paganucci dall'altra parte pronto a cono ad aiutare su Pellecchia. Forza Pellecchia, secondo me, abbondantemente dopo i 24, ma tant'è, si gioca. Gambarota scarico per Chiriatti, in punta per Kazlaus di nuovo Gambarota penetra a fondo, scarico lotto a posto Chiriatti, tripla pulita. A segno e quando gira gira, eh, e quando gira gira e si vede, è questo che bisogna fare. tempi giusti, timing come dicono i coach, eh? buona chiamata in post basso di Gallo che per me è il migliore dei suoi, gli fischiano un fallo in attacco qua, io, io non me ne ero accorto e sono solidale all'amico Gallo, ha fatto un gran movimento in mezzo alle torri molpetesi, sicuramente l'arbitro avrà ragione e si sarà aiutato con le braccia e dopo il fallo in attacco col blocco irregolare, anche questo fallo in attacco, il buon Gallo sporca la sua ottima prestazione finora con due falli in attacco. E anche il cos fa notare questa cosa agli arbitri, ma ormai il fischio è, 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 è tratto. Eh, 7 secondi, 7 secondi, 32, 36, scusate, 32, 26 per la Dioptical Timeout. E dopo il fischio in attacco a Gallo, ultimo possesso, flash per Molfetta, 7 secondi. Paganucci si appoggia subito a Chiriati sulla traqual, supera Kazlauskas a 4, 3, perde la maniglia, 2, 1, Kazlauskas da solo. Sulla sirena Lucas, sottomano e pallo! E ci sarà libero. Inopinabile decisione degli arbitri. sia per quanto riguarda il contatto, sia per quanto riguarda il cronometro. Messaglia aveva abbandonato il campo per il libero, ma ci sono otto decimi e l'arbitro è andato espressamente a chiedere un quintetto. Libero di Lucas. Assegno. 35, 26, molfetta. Intervallo lungo. Si torna in campo dopo l'intervallo lungo. Come potete vedere la Dai Optical Virtus Basket Molfetta conduce per 35 a 26. Sta per iniziare il terzo quarto. Il quintetto è quello di inizio gara: Cacciarosco Soconno, Gambarotta, Kiryati, Mavric, mentre per Messagna la novità di quintetto rispetto a quello del primo quarto e capitan risolo in campo Kazlauskas blocco alto di Kiryatti dentro Mavric o con angolo di nuovo Kazlauska si ribalta su gambarotto attraverso Kiryati pick and roll gambarota nello spazio per Kazlauska penetra, scarica centro per Mavric azione. leggermente impreciso. Emin rimbalzo Messagne Pellecchia. Ancora Gallo che vuole giocare il mismatch con Ocon. Lo tiene lì. Aiuto di Chiriati Verticale che ruba palla. Mavriccia a accaparrarsi la palla vagante. Kaz Centrale Chiriati Gamba rota. Rimorchio. Lay up di Giovanni. Perfetta transizione offensiva della Virtus. Ancora Pellecchia. Sempre Angelini in punta. Gallo viene fuori. Riceve sul gomito, Risolo va a giocare in post basso, ma Gallo gioca Piccarrol centrale con Pellecchia che poi consegna a Risolo, penetra, scarica Gallo, penetra, palleggia arresto, tiro, errore, Kazlauska rimbalzo. Pellecchia stava facendo lo scippo ma non ci riesce. Kazlauska dalla parte opposta per Gambarotta, finta il post basso, poi Chiriatti dalla, dal gomito, altri tre per Andrea. siamo al massimo vantaggio ovviamente sul più 14 bisogna battere il ferro finché è caldo ragazzi O'Connell passa sul blocco e resta su Angelini bravo Killian ancora Messagni in post basso Risolo Emin lo tiene aiuto centro di O'Connell che anticipa il taglio serve a Kazlauskas dietro la schiena per Mavric Alla tabella due punti e facciamo godere anche un po' gli occhi dai Angelini, Show di Chiriatti, Bellecchia, Risolo a cavallo della linea da tre. Angelini riceve quasi passi, anzi passi. Kazlauskas. Blocca Chiriatti, Gambarota, tira dalla ricezione. Tripla e credo si sia ufficialmente sbloccato Giovanni. 5 punti in fila per lui. Più 19. Risolo, Mavris di lui. Colpo spero in fronte e non sull'occhio, spero in fronte c'è stato il fallo in attacco di Risolo che prontamente si scusa con Emin sì, credo sia stata proprio una botta in testa in fronte per fortuna non c'è stata a quanto pare Gambarotta si sta accertando che non ci sia lesione pare di no anzi poi mi pare si sia fatto un cenno al medico chiede scusa a Risolo Palla in mano, Risolo cercava di guadagnare spazio, ha sbracciato tanto con gomiti larghi e ha colpito Emin. Pare, pare che non perda sangue Mavric. assolutamente. Intanto, momentaneamente sostituito. Entra Miloš Vujanaz. Che va a parlare un attimo con Risolo, sottolineando la platealità del gesto. Mentre Risolo ne parla a sua volta con l'arbitro. Non sembra questa la partita dove serva inasprire animi ben fermi sui propri livelli e posizioni. Corto infatti, molto corto Chiriat. Ma recupera con un balzo felino, Kazlauskas. Gambarotta tripla sbaglia, Chiriat rimbalzo sbaglia, Mavric Vujanaz era Milos che combatte fra due avversari, guadagna il rimbalzo e mette due punti di rapina. Guerriero Vujanaz, più 21. Intanto Ranitovic, fallo di Chiriatti che cerca l'anticipo e trova il braccio di Ranitovic. Primo di squadra anche per noi. Mentre Mavric applica ghiaccio sulla fronte, sull'arcata sopraccigliare sinistra. Speriamo nulla di grave ma così pare. Rimessa a Messagne, per Lecchia, Katzlauska su di lui. Aggressivo a spingere il blocco sul pick and roll Chiriatti, ottimo lavoro Andrea. Ranitovic lo sfida, cerca fondo, non lo trova. Arresto e tiro. Sbagliato. Difesa mostruosa e, e, e gambarotta per Kazlauskas che regala a Ocon. Altri due per il giovane irlandese. Altra transizione letale un 3 contro 1. Angelini, palleggio, arresto Risolo post basso per Ranitovic difesona di Chiriatti con l'aiuto del ferro. Segna Ranitovic. Kazlauskas, Gambarotta. Post basso per Milo Fujanaz. Ah, serve con uno schiacciato il taglio di Chiriatti. Il passaggio è leggermente sbagliato e non riesce a raccogliere il capitano. Il taglio finisce sul fondo, la palla pure rimessa. Mesagne, Pellecchia. Angelini. Occorno, difesa alta. Supera Pellecchia. se lo aspetta. Ranitovic blocca spinge sempre il blocco Andrea Chiriati buon lavoro aiuto dentro di Milo sul pick and roll di Ranitovic scarico per Angelini che non ha ancora scaldato la mano questo oggi speriamo non lo faccia fino a termine partita tripla sbagliata lotta rimbalzo ultimo tocco Messagne. Altri due lunghi, chiamata di Kazlauskas, doppio blocco, rolla Vujanaz riceve Gambarotta sulla penetrazione, ne mette altri due, si mette in proprio Giovanni e va fino in fondo. Pellecchia supera proprio Gambarotta che non commette fallo giustamente, lo commette Vujanaz che si fa ingolosire dalla virata del giocatore di Messagna. Allunga la mano e spende un fallo assolutamente palese. Rimessa Angelini. Pellecchia, blocco di Gallo che rolla, non riceve, ma riceve dalla parte opposta in angolo. Ranitovic che sbaglia la tripla, rimbalzo, persa la battaglia, rimbalzo da Gambarotta. Chiriatti, diciamo che assume un atteggiamento del corpo nei confronti dell'avversario di spalle, interessandosi alla palla che l'arbitro legge come fare. Infatti, Andrea dice: Ma cosa, cosa mi hai fischiato? In realtà. Eh, è un fallo più all'intenzione di movimento che al, che al colpo stesso mai sferrato. Va bene, va bene, cambio, ritorna. Eh, siamo felici di questo in campo. Emil Mavric, proprio Andrea Chiriato, il capitano di Ascia Spat, tiene fondo Cazalosco, si pellecchia. Con l'aiuto di Ranitovic gioca con pick and roll dal gomito, accompagna Milos, si ribalta dall'altra parte per Angelini o Connell. Difesissima di O'Connell tira con la mano in faccia Angelini sbaglia rimbalzo Messagna errore madornale da sotto dopo il rimbalzo rimbalzo stavolta Molfetta e si va in attacco gamba rotta Kazlauskas pick and roll con Milos Vujanac che poi taglia le spade avversari tripla di Mavri scheggia il ferro purtroppo c'era nel pitturato Vujanac che non riceve ma tant'è il tiro aperto c'era di Emi nell'errore ci può stare Tornano in difesa i molfettesi, attacca ancora Virtus Messagne, pellecchia, lo aspetta sempre Lucas. Gallo fuori in post basso per Ranitovic, allunga il piede. Emmi sporca la traiettoria, rimessa. Ancora 15 secondi per Messagne. Angelini per Ranitovic. Pellecchia solo, sotto canestro Gallo, aiuto, su aiuto, si va dalla parte opposta su Angelini, che penetra e va fino in fondo, sbaglia la penetrazione purtroppo. A Gambarotta non viene fischiato mezzo fallo quando è in possesso di palla, tre uomini addosso, sei braccia, niente fallo, per fortuna non perdiamo la palla. O'Connell dice, sai che c'è, adesso tiro, adesso ne tiro un'altra. Tre punti per Kiliano O'Connell. Gallo in punta, sfida Mavric. Tiene bene Mavric, lo accompagna a sinistra. Usa, usa la sinistra, 10 a volontà, eh, 2 per esecuzione. Usa la sinistra. Gallo si stoppa da solo, ottima difesa di Emin. Che va a giocare il al centrale con Lucas. Arresto di Lucas, riposto per Memin che gioca il mismatch con Pellecchia. Stirolla sul fondo col perno. Si appoggia, due punti facili alla tabella. Grande gioco di Emin, siamo a più. 28, 56-28, time out Messagne. si Torna in campo dopo il time out. Tampone, il time out ferma, emorragia da parte del Messagne, partialone. Già sul finire di, di secondo quarto. Era iniziato l'allungo virtus, ma in questo terzo quarto credo Messagne abbia segnato pochissimi punti, poiché è ferma. Quota 28. Fuori Kylian O'Connell a riposo il nostro irlandese. Va dentro di nuovo Gabri Buccini, al quale, esatto, al quale viene subito fischiato un fallo. nell'accompagnare le spaziature dell'attacco contro la zona, Gabri ha usato le braccia per eh, aggrapparsi o rallentare un avversario, l'arbitro l'ha colto in flagranza e quindi... Pallo legittimo. Pellecchia, pick and roll con Gallo, palleggio, arresto, scarico sotto canestro per risolo. Si chiude su di lui la difesa, per il recupero di Gambarotta. Kazlauskas Chiama un pick and roll laterale con Milos Vujanaz che attacca, si gioca il pick and roll a servizio alto per Milos che perde la maniera della palla per la prima e per la seconda volta purtroppo non riesce a concludere. Transizione offensiva Messagne, errore al ferro di Gallo, recupero Gambarota, palla Mavric, fallo tecnico fischiato da Aldo Procacci. Vi dico subito, tecnico, panchina, coach. Coach di Messagne, reo di proteste, riceve, si vede combinato un fallo tecnico, libero per Lucas. E possesso già pronto in angolo, eh, già pronto a metà campo per la rimessa Giovanni Gambarotti. Ovviamente Kazlauskas mette il primo, <ride> pare abbia dato il 5 allo spirito dei compagni. E adesso rimessa Gambarota riceve, riceve Buccini in punta. Ancora Giovanni, prende lui il centro e chiama ancora l'apertura su Buccini in angolo per Kazlauskas, palleggio ma. Piede sulla linea recuperata di Messagni, ottima difesa di Ranitovic che spinge Kazlavska con la palla in mano a calpestare la linea. Pellecchia e Kazlavska solito duello. Ranitovic pick and roll Pellecchia fa da sé, tripla errore. Rimbalza Buccini spinge il contropiede. Super aiutato da Mavric arresto e scarico su Katlauska, sfondo, penetra, scarica, ancora fuori per Bucini, ricezione problematica, serve alla media distanza Lucas che tira il suo middle shot, primo ferro, sporca la palla il buon Vujanaz che però non impedisce il possesso di Mesagne, tripla sporca e sul secondo ferro da parte di Pelle Chiarimbalzo, Kazlauskas, ancora attacco Virtus Molfetta, Lucas, Giovanni Gambarotta in angolo, si prende la tripla dalla ricezione, primo ferro e palla su, palla fuori, sfortunato Giovanni, adesso riceve Angelini, Ranitovic dalla media, penetra forte, fondo, poi vira su Milos, buona difesa di Milos, ma bravo Ranitovic che si trova nel punto giusto dopo la virata per appoggiare a Canestro, un bel Canestro due punti per lui, Kazlauskas angolo Buccini, post basso leggermente lontano da Canestro Mavric che torna su per Kazlauskas, ribalta Buccini su Gambarotta, fondo Vujanaz, penetrazione di potenza, perno scarico, ma si era mosso il perno, giusto Milos, ha ragione l'arbitro, l'ho notato, perfettamente si muove il perno sull'aiuto difensivo, passi di giustezza fischiati dall'arbitro Torna in campo il giovane Kilian per il riposo per quest'ultimo minuto e mezzo scarso di uh, Lucas Kazzauskas. Pellecchia o di difesa alta come sempre piace a Kilian e al coach, ovviamente. Segue su Pellecchia, isolato. Allora taglio di uh, Angelini che riceve passo e, e, e scarico per Gallo. Che si chiude nell'imbuto difensivo addosso a Mavric, sporca la palla, ultimo tocco proprio di Gallo. Possesso Molfetta. Ocon, supera la metà campo. Kilian. offre il doppio blocco. Mavric e Vujanaz, riceve Vujanaz, apre male in angolo per Gambarota, palla recuperata da Angelini, e due punti in contropiede per Messagne su una palla persa. A metà campo dalla DAI o finta di cambio di mano, spinge avanti il palleggio, si guadagna un fallo. Un fallo di uh, una caratura di esperienza non degna di un diciottenne, di un diciannovenne per l'esattezza. Bravissimo Kilian, ottima gara fin qui la sua. Giovanni Gambarota, Kylian O'Connell, doppio blocco alto sempre di Milos Mujanz e Emil Mavis. Eh, mi chiama parano il pitturato, non gli arriva, allora Buccini in angolo, penetra fondo, scarico angolo opposto per Gambarota, penetra centro, scarico dietro di sé per l'ottimo movimento di Buccini che aveva anche messo la tripla, ma ancora una volta calpestando quella maledetta linea che ha tradito già in precedenza i suoi compagni. Bellecchia. Chiama Palla Gallo, lo accompagna fuori, Emin Gallo cerca lo scarico ma sempre in punta per Angelini che trova nel pitturato Ranitovic che effettua un palleggio e arresta il tiro da lontano, dai 2-3 metri e sbaglia. Aveva dato l'impressione di voler penetrare. Intanto il, il possesso Virtus con Gambarota che apre su Vujanath, tripla evidentemente sbagliata di Milos. Cuccini non riesce neanche a recuperare vivo il possesso. Rimessa Mesagne. Pressione per l'ultimo tiro. 57 a 32. L'ultimo tiro non ha effetto. 57 a 32 per Molpetta. Pronti per il quarto-quarto a fra poco. Parte il quarto quarto, in campo i ragazzi che hanno appena terminato la terza frazione, c'è Kilian con Lucas Kazlovskis, Gabriele Buccini, le due torri Milos, Vujenazenevin, Mavric, ancora Pellecchia per l'ultimo quarto, possesso Messagne. mandato via il compagno Gallo, blocca Angelini che riceve contro Buccini, Gallo riblocca. E riblocca un'altra volta, non rola ma riceve sulla lunetta. Ritira fuori la palla per Ranitovic. L'arbitro ha riazzerato il cronometro, o meglio, ha riassestato il cronometro sui 14 secondi. Causa un tocco di piede che ci è onestamente sinceramente sfuggito. Palla ancora Angelini fuori Pellecchia. Ranitovic blocca su Katlauska, si attacca il lato debole invece Pellecchia cede sotto! Per Gallo che usa egregiamente il perno si porta a casa un fallo di Mavericch che non si capacita. Mm, sa su dire non ha, non ha abbassato le leve, non ha abbassato le braccia. Forse un fallo più cercato da Gallo, ma ripeto, a mio giudizio Gallo è il migliore dei suoi. Mette il primo. E mette anche il secondo. Kazlauskas. palla per Bujanaz. subito taglio di Mavic collassa la difesa su di lui si apre la strada per Buccini tripla aperta di Gabri errore per poco rincurato dai compagni Gabriele Angelini ancora Gabriele a difendere su di lui Buccini ancora Pellecchi, ancora Angelini cambio accettato da Mino, torna Angelini su possesso adesso che si sposta dall'altra parte nelle mani di Pellecchio che serve molto bene Gallo sotto canestro che sbaglia ma si va a conquistare un rimbalzo, persa la palla ancora una volta Buccini spinge sulla linea laterale si passa da Mavis per Kazlawska su O'Connor quinta tiro, ribaltamento attraverso Kazlauska. Lotto di Emil, O'Connor, post basso per Mavis palleggio centro, scarico in punto per Kazlauska, palleggio, floater Due punti per Lucas Kazlauskas, prende bene lo spazio a disposizione e sfrutta il tiro, in gergo detto floater. Due bei punti, ah, altri due per Lucas. Angelini, Ranitovic finta la tripla, commette passi, come abbiamo visto fischiare in precedenza stessa infrazione, palleggio e passo con la stessa mano. Sempre, sempre passi fuori ancora, Vujanazzi per Andrea Paganucci che torna sul parquet. asciugato il e si riparte Kazlauskas o oh con Lucas Andrea Paganucci di nuovo per Kazlauskas in angolo però con che la sbaglia una tripla <ride> rimbalzo attacco Paganucci la tocca fuori per Kazlauskas chiamata per il centro Mavric in punta ancora penetrazione palleggio arrestetino di Kazlauskas primo fergo Leggermente corto, Pellecchi è metà campo, ma la Virtus è già schierata tutta già in difesa. Ranitovic, bella difesa di O'Connell che chiude lo spazio. Penetrazione fondo sporcata. Corre il cronometro. Angelini 10-9. Va di terzo tempo. Angelini Mavic lo manda fuori giri. Gazlavskas la gioca con calma. nel pitturato Mavric liberissimo apre però Connolly, di nuovo per Mavric dentro cerca il contatto che non viene assolutamente accordato dall'arbitro con lo stupore di Emin ma al centro la transizione di Messagne si perde nell'imprecisione di un passaggio verticale e eh, sulla nostra persa Messagne ci mette la sua palla persa ritorna in campo il capitano si siede Emin Mavric Paganucci per Kazlauskas. Stesso schema di prima, riceve dentro Paganucci fuori per Buccini, adesso Chiriatti di nuovo in punta, Paganucci per Kazlauskas, chiama il blocco, sale Chiriatti a prenderla invece, aperto lo spazio per il penetra e scarica di Kazlauskas, extra pass di Chiriatti, sporcato da, dal difensore Gallo e adesso vediamo se è stata sporcata col piede o no no, perché i secondi restano 4 per concludere Buccini per Kazlauskas tiro immediato da due, da due ancora un piede nell'arco ma altra soluzione perfetta di Lucas altra conclusione letale Ranitovic tanto è stato anche Pennetta è giocato adesso per Gallo, prova a sfondare, deve uscire su Pellecchia, pennetta che serve proprio Gallo. Dentro c'è il fallo di Andrea Paganucci, che cerca la palla, trova il braccio nella più classica delle, delle stoppate mancate. Andrà Gallo ancora per due liberi, sempre di iniziativa, sempre di propositività, sempre come si dice in gergo a tirare le mazzate e a prenderle. A me Gallo oggi è piaciuto tantissimo. Mette anche questo libero, secondo in arrivo. Questo per fortuna non va a segno. Buccini dopo l'imbalzo di Andrea Paganucci. Buccini apre su Kazlauska, sgomito destro. Esce Oconol in angolo. Chiriatti gliela, gliela dà dal postalto. Piede in difesa di Ranitovic ancora rimessa, 14 secondi, ma vediamo che il cronometro è a 13, ma dovrebbe essere a 14 dopo il tocco di piede. Non se ne accorge nessuno. Va bene. Katraska spiccherò il Paganucci, palla fuori per Buccini, ribaltamento per Connol che prende una tripla abbastanza comoda, sbagliata di pochissimo. Rimbalzo Ranitovic, Pellecchia. Chiama il pick and roll con Ranitovic Pellecchia forza una conclusione chiamata in gergo in americano Airball, altra palla recuperata da Molfetta, Paganucci Buccini però con palla nelle mani di Lucas penetra centro e prende lo spazio che c'è. Paganucci sale un po' indeciso all'inizio, ha perso mezzo secondo, ma comunque ce l'ha fatta ad andare su e a metterla dentro grande Andrea, due punti Ranitovic taglia e riceve aiuto di, di Kazlauska con Chiriatti, costretto all'errore Buccini rimbalzo, cede a Kazlauska. spinge un 3 contro 3 che, prende palla, che vede prendere il pallo Connell sul fondo cerca lo scarico in angolo opposto ci mette una mano Gallo ancora e la palla è uh, sul fondo, rimessa con 16 secondi da giocare per il possesso d'attacco, Molfetta O'Connell, Paganucci. Chiriatti in punta la palla e viva e gli sfugge. Ma Chiriatti così fa fuori l'avversario. Extra pass quindi per Paganucci, che riesce a tirare in maniera comoda, errore ma a rimbalzo va a combattere. O'Connell con, eh, con il ben più quotato di centimetri. Ranitovic, O'Connell sporca la palla e la tocca Ranitovic per ultimo. La rimessa è Molfetta, 14 da giocare. Chiriatti, ancora però Connall in angolo. Anche però Connall, come in precedenza per Angelini, la palla scivola. Come per Chiriatti in precedenza anche. E abbiamo visto in precedenza anche altri giocatori asciugare il pallone, gli arbitri farlo. Sono inconvenienti di partita che accadono sovente. Tanto pregevole il canestro in penetrazione solitaria da parte del numero 13. Che non è presente in lista R e non so dirvi come si chiami il numero 13, sarà stato sicuramente aggiunto appena come si suol fare in casi di emergenza. Eh. Eh, non dispongo del nome, intanto risponde a quel bel canestro del numero 13. Buccini dall'angolo con una tripla perfetta, tre punti per Gabri Ranitovic, fondo mentre Kazlauskas si becca un fallo da parte dell'arbitro Procacci Fallo fotocopia a quello di Kilian O'Connell. Prima, palla scippata con due mani ma tenuta proprio in mano, eh, come avete potuto vedere, evidentemente con intrusione fallosa nel cilindro del, del possessore di palla. Intanto entra Marco Annese al posto dell'ossannato del eh, Osannato, dell osannato Lucas sontuosa la sua prestazione oggi, dentro il Molfettese Marco Annese, e prende subito posizione nella zona sotto canestro a chiudere e ad aiutare su tutte le palle, come su questa. Si sporca la traiettoria Ranitovic che supera però O'Connell. Due punti per Ranitovic. O'Connell porta avanti la palla con l'aiuto di Paganucci. Supera metà campo. Palla per Chiriatti consegnata per O'Connell. Di nuovo dentro per Paganucci che gode di libertà. Ma conclude abbastanza male. Eh, ancora dentro il numero 13 come prima. Ma con una conclusione inguardabile. Arriva lunghissimo, non trova neanche il fondo del tabellone. Chiriatti, O'Connell, consegnato per Chiriatti che riceve sul gomito destro, dentro per Paganucci che non è pronto a ricevere l'ottimo passaggio di Chiriatti, nello spazio giusto e nel tempo giusto, rimbalza Buccini, si spinge il contropiede, 3 contro 2, Buccini prova ad andare da sole con un Eurostep, mette due punti di pregevole fattura, grande Gabriele, 5 punti in fila, Gallo sfida Paganucci, trova poi Chiriatti... E quando trova Chiriatti sulla virate e ci si schianta, lì si potevano anche fischiare dei passi, però si è andati avanti tanto quanto bastava perché Chiriatti abbassasse il braccio e spendesse un fallo chiaro come il sole. Esce Andrea quattro falli per lui. Intanto va a riposare tre minuti alla fine. Entra di nuovo Milos Vujanaz per questo finale gallo in lunetta, ancora segno. e anche il secondo dentro Ocon Annese torna su O'Connell si ribalta per Buccini O'Connell cerca nel pitturato Bujanac ma è troppo telefonato questo passaggio e questa palla persa da O'Connell per fortuna il no look permette a Vesani di perdere tanto tempo rubatona di Vujanac, che apre su Annese, che serve Paganucci sotto canestro, rimorchio di Vujanac, per pochissimo non trova il fondo della retina, ma si deve, tra virgolette, accontentare dei due liberi. Gabriele ha detto a Marco come avrebbe dovuto muoversi, perché avrebbe voluto passarla a lui per la conclusione, intanto i due liberi di Milos Sbaglia il primo e sbaglia anche il secondo. Posso dire bruttissima prestazione ai liberi oggi di squadra. Tenendo la percentuale di squadra possiamo dire che è una brutta prestazione dalla linea della carità. Angelini chiama il blocco di Gallo per superare Buccini che invece passa, ripassa Angelini. Altra tabellata di Federico Angelini. Il canestro non è buono, appunto in quanto tabellata, non aveva toccato il ferro. Quindi il rimbalzo in attacco di Gallo è stato inutile. Esce Gabriele Buccini, buonissima la sua prestazione dentro Girolamo Minervini, l'altro molfettese di squadra. O'Connell con Nocialanz riceve con l'abbraccio di Zullo, O'Connell serve dentro Annese, ma è un'altra persa di O'Connell, altro passaggio molto brutto e Angelini viene bloccato quasi intenzionalmente ma volontariamente quantomeno da uh, Minervini che uh, lo, lo manda a lavorare in lunetta per, per segnare i due punti che stava Federico Angelini andando a depositare, facilmente in fondo alla retina, primo libero per Angelini, a ah, segno, secondo anche questo a segno, 68-43-1-50, Ocon, supera Zullo. supera metà campo, torna Zullo, allunga le mani, Ocon, il anche bujanaz come O'Connell, perde una palla forzando un passaggio dentro. Le ultime tre azioni sono andate così. Palla verticale nel pitturato per nessuno e palla persa. Si riposa anche O'Connell, finisce la sua gara, immaginiamo. Torna Buccini per concluderla. Intanto, intanto il numero 13, ricordo sicuramente aggiunto appena sul referto. Non, non dispongo del suo nome fa uno su due liberi Vuccini dopo l'imbalzo di Bujanac Annese Vuccini Bujanac Minervini Bujanac sfortunato al ferro la sua conclusione in balzo Minervini passo e lay up ma l'arbitro fischia i passi il passo di allungo di Minervini per il layup vincente è stato mosso col perno dopo quell'arresto, dopo la battaglia a ribalzo ovviamente l'arresto è a due tempi, lui ha mosso il perno sbagliato, peccato. Buccini aggressivo, supera, supera Angelini, torna Buccini, consegnato per Risolo, pick and roll su Buccini per Angelini che preferisce fermarsi e allargare per la tripla del numero 13. Egli, sì, sì, proprio lui. Tripla 68-47. Si è tornato sull'ordine del, del ventello. 21. Vuoi, Anazza, effetto un ottimo backdoor. Buccini non lo serve, ma serve Minervini. Palla fuori per Buccini. Paganucci solo sul gomito, non tira. Vuole regalare ad Annese la conclusione. Palleggio, virata dentro con la mano destra. Ottima iniziativa di Marco Annese. Sfortunato non conclude dentro e non subisce fallo. 36 secondi al termine. Angelini, tripla dalla ricezione non mette neanche questa immaginiamo l'ultima della sua partita Serataccia per Federico Angelini ma possiamo dire per tutta Messagna Vujanat Buccini con 30 da giocare I Minervini gliela toccano Buccini cede ad Annese ha aperto Annese la bomba sbagliata Vujanat a rimbalzo non la prende Messagni prova a giocare gli ultimi 15 secondi per andare a canestro. E perdono la palla. Allora Minervini. Si tiene a segnare Minervini. Si arresta da tre e sbaglia. Secondo ferro. Arnessi a ribalzo. La strappa. Mentre Minervini... Mentre tutti volevano fermarsi e non hanno inteso che i due ragazzini, Minervini e Nesse, volevano andare a riflettere. Adesso, adesso l'hanno inteso tutti. I due punti di Minervini sono buoni. 70-47, grande vittoria Molfetta. Ci sentiamo sabato per la trasferta a Brindisi.